noi dovremmo fare tre cose. La prima è di far proclamare il popolo palestinese, che oggi è oggetto di un genocidio, come patrimonio dell'umanità. E la stessa cosa il popolo ebreo, che è in pericolo oggi nella situazione internazionale che si è creata dopo la guerra di Gaza, e far proclamare l'uno e l'altro patrimoni dell'umanità, ispirandoci alla convenzione dell'UNESCO. L'altra cosa è portare la pace in Europa, ma se si porta la pace in Europa, l'Europa diventa un soggetto per promuovere la pace del mondo e un altro mondo possibile dove tutti possiamo convivere, perché deve cadere questa cortina che abbiamo ristabilito tra l'Occidente e la Russia. E allora i popoli palestinese ed ebreo, l'Europa dall'Atlantico agli Urali, è un mondo di giovani che ritrova un futuro, una speranza, la possibilità di sposarsi, di fare l'amore, di avere figli. Queste sono le cose che noi dobbiamo lasciare alle generazioni future.